I giovani, anche se non lo sanno, stanno male. Perché adesso come stanno le cose non si possa tanto andare per il sottile con la gente malata di nichilismo, perché il nichilismo è un qualcosa che prende la persona nell'intimo, ti porta ad essere, a pensare, per combattere il nichilismo. Secondo me l'unica cosa sarebbe una riscoperta dei valori cristiani che ti portano a dare un senso alla vita. Che cosa ci stiamo a fare noi nella terra? Sulla terra? Nulla. A che serve? A nulla. Allora che facciamo? Facciamo tutto quello che ci pare piace. Io non ho bisogno dell'altra persona, quando in realtà nessuno è perfetto. Solo Dio è perfetto, perché è al centro dell'universo. L'ateismo alla fin fine porta al nichilismo e quindi alla morte. Quindi l'ateismo è la religione della morte. E l'ateismo come gesto supremo di coerenza sarebbe il suicidio, e se Satana potesse si suiciderebbe. Nichilismo cosa vuol dire? Non fanno figli, se li fanno li selezionano prima, li ammazzano prima, se c'è il crollo in borsa, il crollo in banca, ci si impicca. Questa è la deriva dell'ateismo, cari amici. Ateismo uguale nichilismo, questa è la verità. Questa situazione è abbastanza disastrosa, che rispetto a una situazione pesantissima, peggio della situazione economica. Di precarietà, di incertezza, di inquietudine, era il massimamente inquietante. L'umanità è nata nella dimensione dell'inquietante, si alimenta del terrore dell'ignoto. Tutta la cultura occidentale è un tentativo di ridurre l'ignoto, perché l'ignoto è inquietante. Se mi trovo in una condizione di terrore, l'umanità si è raccolta intorno al grido, che è grido di terrore, perché il mondo è inquietante. Che cosa dobbiamo rimpiangere? I massacri che abbiamo vissuto in nome di questi valori, le stragi che abbiamo compiuto in nome di Dio e in nome di Cristo, dobbiamo rimpiangere questo? Oppure c'è un elemento liberatorio spaventoso in questo dinamismo che chiamiamo nichilismo? Ma viva il nichilismo!